se ne fa, scendo giù, posso scendo giù? Sì. Ok, dopo 15 anni scendo in platea. Allora, conoscete i 5 elementi, vero? Sì, siete, vedete qua, parte del cassè, quali sono i 5 elementi? Acqua, aria, terra, fuoco e amore. Amore. Parli di cose che non conosci ma le parli bene. Allora, quindi adesso chi si fa avanti? Uno di voi. Si fa avanti lei. Allora, mi dici uno di questi 5 elementi, per favore. Fuoco, va bene. Allora, il fuoco vi fa venire in mente che il personaggio che farà lei ha a che fare col fuoco. Quindi che cosa fa nella vita questa persona? La pizzaiola! La pizzaiola, hai detto. La pizzaiola. Ah, nel senso, no, perché per me la pizzaiola è la carne, quella col sughetto, no? Non capivo, sono terrona. Quindi la pizzaiola, la pompiera o la cuoca, che cosa le facciamo fare? La pompiera, via, portiamo via le cose. Allora, questa pompiera, oggi ne vediamo 3 minuti della sua giornata, o comunque 3 minuti al scenici. Di che umore è oggi questa pompiera? Isterica e depressa mi piace molto, quindi... Esterrefatta lo fai tu a casa? Gioiosa. Gioiosa. Allora, gioiosa. Bene, quindi fai tu il riepilogo, prego. Io sono Beatrice, sono una pompiera e oggi sono gioiosa. Secondo me ne bruciava meno 5. Oh, sì, sì. Guarda, poi quando ci sono quei belli incendi forti, poi hanno detto che è successo in una casa enorme, a 18 piani. Evviva! Wow! Ok, smontiamo. Oh, ragazzi, potrebbe andare più piano, però, eh. Oh. I pomponi. Oh. Bea, vai, spari te? Certo, alla 3, 1, 2, 3! Secondo me devi stare un po' più dritto, un po' più a sinistra, un po' più a destra. E che scassa cazzo! Scusi, mi annaffia il platano per cortesia? È secco, grazie. Perché se no per fatto poi le foglie diventano gialle. Sì, è un bellissimo platano del resto. Va bene, ciao. Ascolta però, mi sono rotto le palle, cioè vengono tutti qua e poi tocca a noi pulire, cioè... La pulizia è una bella cosa. Ma se facessimo incendio da un'altra parte? Dai, abbiamo ancora 2 ore di servizio. Vai. Ok, dai. Dico a Giorgia di appendere il fuoco. Giorgia. Sì. Via del Tamarro 16, grande. Accendi la sirena, partiamo! Mi piace stare su questa autopompa con te. Può farci cosa questa autopompa? Ci manca solo il pinguino e siamo a posto. E a me mi piace l'acqua. E infatti. Ok. Siamo arrivati. Via del Tamarro. Sì, ecco. In via del Tamarro ci sono i pinguini. Me ne rendo conto. Dai, la sua vita fatica, ma ne vale la pena. È divertentissimo questo lavoro, ma le volte è estenuante. Pompone. Sì, pompone. È bellissimo.
attaccato. Sì. Vai te, aiuto un po'. Sì, sì. Amo il mio lavoro, amo il mio lavoro, amo il mio lavoro. Da che parte? Da che parte? Da che parte? Affoghiamoli tutti! Arrua! C'è un bambino, 100 punti. Lei è licenziata. Cosa è successo, Beatrice? Se eri così gioiosa stamattina? Luigi, mi hanno licenziata. Ma veramente? Sì, forse perché per l'eccesso di gioia. Ok, prossimo! Prossimo, a lui cosa diamo? Il fuoco l'abbiamo fatto fuori. Acqua! È arrivata prima acqua, perfetto. L'acqua ci fa venire in mente che questa persona che fa? Di che si occupa? Bagnino, la prima risposta è quella che mi piace. Proverbio, è il bagnino, allora si fa il bagnino e in questo taglio di giornata lui è... Di che umore è? Di che stato d'animo è? Quale altra caratteristica? Lo so, un desiderio, una cosa? Vanitoso! E pensieroso? Però poi pensa, non mi fa le cose? Chi? Vanitoso! Però il bagnino preoccupato è una barzelletta, la sfida se... Chi? Coraggioso! Ingrifato! Virile! Virile, va bene! Allora... Cillo. Ciao, sono Mitch, sono un bagnino ingrifato. Bagnino, mio marito sta affogando, mi spammerete tipo la crema. Lo lasciamo affogare. Sì, lasciamolo affogare. Vado col pattino. Grazie. Vado, eh? Vada, poi torni che devo fare la seconda passata. Oh, 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 oh. Annegato, vabbè. Oh. Oh. Ah. La. A posto. Mitch. Ciao, Mitch. Ciao. Allora? Stai bene? Andiamo nelle cabine? No. Aspetta 5 minuti che mio fidanzato vada via. Mi fa la sua nuotata del pomeriggio. Ma lo sai che io sono un toro, ho bisogno subito. Come lo faccio? Lo so, però sai che lui alle 5... fa il pisolino, si mette la dentiera sul comodino e noi siamo lì per fare ciò che vogliamo. Bagnino! Ho perso la mia mamma! Forse sta meglio senza di te. E soprattutto, bagnino! Ho perso la mia poverella! Vabbè, questo chi se ne fa? Vabbè, son combattuto, povera bimba! Vabbè, dai, ascolta, la mamma... Tu stai fermo con la mamma. Io sto qui fuori dalla porta. Ecco, brava. Ok, brava. Così curo che cosa succede. Stai lì, Va bene, mi curo da sola. Anche mia madre si era persa. Ti è cresciuta la barba anche. Sei diventato grande. Me come ti sei fatto grande? Diventerò bagnino anch'io un giorno? Se studierai e sarai un bravo bambino, sì. Dai, allora, forza. Com'è la tua mamma? Com'è fatta? La mia mamma è alta, ha i capelli ricci. E poi...
qua. L'acqua l'abbiamo fatta. Aria. Terra, terra, terra. Chi lavora con la terra? La parola terra. Becchino? Becchino, becchino, è il futuro. Becchino, in questo spaccato il becchino come sta? Altruista, mi piace. Sei un becchino altruista, vai. Mi chiamo Sergio e sono un becchino con voglia di fare del bene. E questo oggi lo seppelliamo con amore. Ops! Scusa Sergio, stavo facendo una coreografia. Ma non è un problema, guarda. Mi aiuti? Guarda, te la raccolgo. Guarda! Grazie Sergio, sei un grande, sei un amico. Oh, quando vuoi, devi scavare anche nei tuoi campi, eh? Quando vuoi. Va bene, grazie. I pomodori come stanno venendo? Guarda, come crescono bene nelle orbite. Che meraviglia. Anche quelli di pacchino vengono così buoni. Figata. Li pianto solo per te. Grazie. Le patate domani. E prima così, eh? Zigni. L'amore per la terra dà sempre buoni frutti. Mi fai commuovere. Voi giovani siete il futuro. Ciao. È bellissimo. È bellissimo. Non immaginavo che avrei visto arrivare. Traci. Multifunzione. Multifunzione. Incendi tanto i nostri sentimenti. Io non volevo dirtelo perché. Mio marito! Sì, signora, guardi, è lì accanto alle patate e vicino alle barbabietole. Sì, signora, ma era un bravo uomo, glielo garantisco. Signora. No, signora. Fraci! Cighettizzano così? Cighettizzano, per lo caso. Io direi che, visto che lo sanno tutti, è inutile negarlo. Siete pronti per il Gay Pride? Andiamo! Andiamo! Brigitte Bardot. Brigitte Bardot. Ehi, mi vuoi il sesso rovine a parlarne. Bene, c'è lei, che c'è rimasto? C'è rimasto l'aria, quindi l'ultima a parlare d'amore. Aria! Paracadutisti, ma possibile, oppure, giusto per sapere. Eroina! Chi? La hostess! La sciampista! Hostess, sciampista! La calatrice! Il fon. La sciampista o l'hostess? Andiamo di hostess. Di hostess, come sta l'hostess? Come sta l'hostess? Depressa! Depressa, esaurita! Siete limitati. Misteriosa. Misteriosa, vai. Sono Giovanna e faccio l'hostess. Allora, le uscite sono... la signora Mi ha dato il travel gun. Beh. tre travel gun, ma sì. Abbiamo l'offerta oggi, 40 travel gun e suo marito nel bagagliaio. Bibiti, panine, bibiti. Io volevo 5 travel gun.
Su Travelgum ce l'ha la torta al cioccolato con sopra una pera? Gliela scaldo o la mangia congelata? Congelata? Lo sapevo, lei è un intenditore. Mettiamo sopra il Travelgum. Sì. Ecco. Grazie, caro. Prego, mangia, mangia, mangia bene. Bene, signora, siamo a posto. Sì, sì. Bella Lala. Almeno non vediamo giù. Sì, grazie. Grazie di averci dato questo. C'è gente che vuole dormire. Guardi, io non glielo volevo dire, ma non glielo dirò. Scusi. Dica. Il bagno? In fondo all'ala. La tengo. Finila anche tu. Se posso esserle utile in qualcosa, mi domandi che non le rispondo. Posso vedere la cabina del comandante? Certo. Con la scimmia attaccata o... Cosa ha detto la signorina? No, con... no, ha detto Lala che... Lascia un attimo. Mi hanno chiesto dove andiamo. Che cazzo me ne frega? Ha pagato? No, sì. E allora vi rinfrega Barta. Ma non avevamo niente. Un discorso io e te. Volete visitare la cabina? E questo tasto cos'è? Lo scopro. Ryanair si paga. Ah già. Posso? Una? Una volta? Un euro, un pulsante. Ha vinto una bambolina! Grazie! Oddio! Ma è pericoloso? No, finché non atterriamo. È rimasto l'amore. Vieni, amore. Togli l'arredo. Quando parlo d'amore, che cosa vi viene in mente? Di quello che sei del 29, tu? Io e mio padre. Oppure? Agente matrimoniale. Eh? Agenzia Guido. Guido. Va bene, siccome sento il tuo cuore che batte fino a qua, non dovrei, ma ce lo chiedo, va bene agente matrimoniale? Va bene agente matrimoniale, in questo momento come sta questa signorina? Passionale. Passionale, sì, però speriamo che lo siano i suoi clienti, oppure? Ipocondriaca! Precisa! Invidiosa, sei invidiosa. Questa racchia con chi la accoppio adesso? Devi dire come ti chiami, emozionata. Sono Samantha e faccio l'agente matrimoniale. Questa racchia con chi la accoppio? Tu l'hai già pagato. Samantha, volevo ringraziarti. Mi hai fatto conoscere l'amore della mia vita. Vedrai che anche tu un giorno troverai qualcuno ma che ti vorrà bene. Sei sicuro che ti ami? Perché io qua ho delle altre donne che potrebbero interessarti. Un po' bruttina, dai. Puoi meritare di meglio. Io te l'ho fatta conoscere perché mi sembrava, insomma, un buon inizio, però... Posso fare l'upgrade? Puoi fare l'upgrade? Sì, costa molto. Un pochino, però, insomma, per te potrei fare un piccolo sconto.
secondo me non è la donna ideale, non è la tua donna ideale. Parliamone. Sì, ho fatto una brutta coppia, però... Hai già detto abbastanza, grazie. Attendo il prossimo listino. Dai, dai, grazie. Te lo mando, grazie. Mail, sei mail, un come tesoro. Sei. Ciao Samantha, ciao, ti volevo ringraziare perché ho trovato quell'uomo fantastico che zombiamo tutti i giorni dalla mattina alla sera. E grazie a te. Grazie, 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 sei una professionista. Lo so. Faccio i miracoli, faccio i miracoli. Facciamo proprio, stacchiamo tutto il condominio, si lamenta. La vecchia vittoria è morta di infarto. Vai, morire tu. Grazie, grazie. È permesso? Buonasera. Buonasera, ho portato le paste. Grazie. Ma grazie a lei che mi ha trovato quella ragazza bellissima che proprio... Tutti i giorni, cioè, bellissimo, guarda, mi sono troppo contento. Sì? Sei sicura con chi ti ho accoppiato? Non lo so, perché l'importante è che era del Sagittario. Ma sei sicura? Scusami, perché forse ho sbagliato le coppie. Sono cuspide. Cuspide cosa? Cuspide, leone, vergine. Ma non va bene allora per te, sicuramente ti fa le corna, ho sbagliato. Devo trovartene un'altra. Ti fa le corna? Ti fa le corna sicuro. Errore mio, guarda, ma ti fa le corna. Ma proprio adesso che stavo bene. Stavi bene, ma sei sicuro? Mente, finge l'orgasmo. Finge l'orgasmo. Ma sembra Tardelli nei mondiali dell'80. Tardelli è nel Sagittario. No, non è del Sagittario. Ciao, sono del Sagittario. Non è vero. Grazie, arrivederci. Mi stia bene. Io porto l'amore in tutte le coppie, ma non mi cade nessuno. Grazie. Passionale come me. Avanti. Avevo chiesto bello. Buonasera. Sera. Mi dica? Gioia di scopa. Ah no. Buio.